Hello a tutti e benvenuti in questo nuovissimo videozzo. Oggi parleremo dei benefici che ha portato il buco nero di Fortnite. C'è stato un mega evento della Epic Games per chiudere il capitolo 1 di Fortnite e aprire il capitolo 2. Un evento mondiale, migliaia di persone l'hanno visto e migliaia di persone sono state giorni, in realtà un giorno, a vedere, incollati allo schermo, a vedere un buco nero. Confesso che anch'io un paio d'ore ci sono stato. Comunque non parleremo del buco nero, ma parleremo dei suoi benefici. Per questo oggi andremo a vedere due gameplay che ho fatto molto molto carini. Andiamo. Siamo con questa bella con questa tizia, con questo player biondo che chiameremo Gina. Stiamo planando verso quell'isolotto lì, poverino bruttino, che chiameremo Isola Isolata. Sento dei rumori e decido, c'era una cassa e quindi decido di prendere la cassa. E quindi mi sembra una cosa semplice. Qualcuno mi vuole fregare e mi spara. Mi spara e però mi manca, quindi sono più forte io. Tanto sta diventando buio, brutta cosa il buio. Sento i passi ma non capisco dov'è. Decido di andare a cercarlo, di andare all'attacco per vincere. Io comunque lo sento. E dov'era? Era qua a camperarsela, più o meno. Piano di sotto, camperarsela. Che ballava, che provava a ballare, ma io sono arrivato con la mitraglietta e ho vinto. L'ho ucciso, prendo il suo loot. Bevo i scilurpini. Dopo aver devastato quella povera casa, dopo aver saccheggiato, aggiungerei, decido di muovermi per i monti. Decido di prendere questa carriera da scalatore di montagne. Dopo questo tragitto decido di accostarmi in questa cittadina molto molto simpatica, molto molto accogliente, molto molto bella. Hanno iniziato a spararmi, ma non ho capito da dove, quindi io mi sono costruito attorno per difesa. Una bella costruzione, mi sentivo il ninja del momento. E questo player, non molto amante del mio design, ha deciso di distruggermi la struttura. E si è preso una bella pompata in dosso. E anche un po' di colpi di mitraglietta, perché mi sono sentito fiero di dargli un po' di colpi di mitraglietta. Arriva un altro che mi spara. Costruisco. Salgo in alto. Molto, 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 molto bene, direi. Lui, dopo che ha capito che ero troppo forte per lui, ero un livello pro proprio, decidi di andarsene, ma si dimentica di costruirsi. Per questo verrà ucciso molto molto male. Accolgo la sua roba, quello che rimane del suo corpo. Del suo corpo suona male. Torno sulla collina. Come un... osservare tutto, come lo uso come torre di vedetta per osservare tutto. Decido di andare all'esplorazione di questa bellissima e accogliente cittadina. E dopo aver fatto una leggera cagata a saltare, perché i tetti di solito sono fatti così, no? Questo tetto era fatto così. Quindi mi ha fregato e quindi mi sono fatto del male. Niente, bevo due pozioni che ho trovato lì per strada, qualcuno se le sarà dimenticate. E qui, quando rompo questo tetto, mi iniziano a sparare. Mi sparano, mi colpiscono, mi fanno un po' di bua.
Io da vero pro player lo vedo. E qua, secondo me, questo qua non era un bot. Decido di attaccarlo, ma attaccarlo pesantemente, da lontano, ovviamente. Un paio di colpi che l'ho messo a segno. Poi, visto che stava arrivando la tempesta, decido di pusharlo come un vero pro player. Uno di quelli che gioca Fortnite per fare grandi cose. Per portarsi a casa una bella vittoria, decido di pusharlo, costruisco pavimenti a manetta, delle scale, praticamente gli vado sopra, ma gli vado sopra cattivissimo. E non lo trovo più, scomparso. Tanto stava arrivando la tempesta, decido di muovermi per salvarmi le chiappette. Dopo una bella nuotata per rinfrescarsi le idee, vedo che c'è un fight molto molto importante davanti a me e decido di intervenire per far capire che ci sono anch'io, che sono importante anch'io, che ci so fare anch'io. Dopo un paio di colpi di cecchino dati per errore del vento, perché c'era il vento, a vuoto purtroppo, decido di allontanarmi un po' dalla zona. C'era uno appollaiato lì. Gli ho fatto la bellezza di 200, segnatevelo, 262 danni. Quindi questo è lo scudo. Ciao, la vita, ciao. Boh, e ho fatto una bella kill. Dopo aver fatto una bella kill, decido di muovermi. Decido di andare in quella casa lì. L'ho vista, è mia. Dico, quella casa lì è la mia casa. Vado su e pam! Arriva questo qua con la sua. Mi arriva uno addosso con una pompa così. Vabbè, grazie. Davvero pro player, mi nascondo. Cerco di fuggire da questa brutta persona. Faccio muro, scale, muro, scale, muro, scala. Prendo una bella altezza. L'ho un po' distratto così, no? Lo vedo che sta costruendo. Decido di andare a di cattiveria, scala al contrario, si va giù, si scende, mi butto e me lo trovo lì. Sta lottando con un altro player e qua partono le double kill, doppia kill subito così secca, pam 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 pam. Direi che è un bel modo per fare il kill, no? Mi sentivo proprio, avevo l'hype a manetta proprio. Avevo la proaggine che mi uscivo da ogni poro. Vedo che ce n'è ancora uno. È lì, che mi spara. Fa il fenomeno, mi spara col cecchino. Mi manca. Io gli faccio un paio di colpi di disturbo. Lui mi colpì, cioè non, lo hitto un po' con la mitraglietta. Col cecchinazzo, adesso qua gli faccio una bella hit. Quindi davvero pro player che c'è in me, decido di attaccarlo, proprio di andargli addosso, di cattiveria proprio. E diciamo che ormai qui ho la posizione di vantaggio per questo fight, sente la caghetta, perché sta arrivando la tempesta da dietro. E purtroppo si espone troppo e lo hitta. E la mia prima vittoria reale l'ho fatta così. Grazie. Era semplice, ho vinto, lasciatemi i miei 5 minuti di gloria, grazie. Spero che questo modo di portare Fortnite vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commentino, fatemi sapere se volete un altro video di Fortnite fatto in questo modo. Spulciate, commentate, condividete, seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione. Trovate anche la mia playlist di Spotify dove aggiungo canzoni o cose così. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! E se condividete il video, scrivete nei commenti hashtag invasione di Zeta.